volta selezionata la nostra camera, possiamo quindi selezionare il nostro sistema di particle system, dalle object properties andare a abilitare il motion blur e assegnare un materiale che in questo caso andiamo a assegnare un materiale puramente bianco. Bianco, ma potremmo comunque anche andarci a generare un materiale molto simile all'acqua. In questo caso preferisco soltanto un render di esempio, poiché il materiale acqua è un materiale abbastanza conosciuto e quindi può facilmente realizzare con tutti i motori di render. E se io renderizzo, avrò tale effetto naturalmente col motion blur. Posso spostarmi, posso anche aumentare il motion blur di tale effetto, andarlo a generare molto più velocemente. Magari potrei abbassare un po' la dimensione delle mie particles, volendo dimezzarle, poiché comunque alla fine del render sono molto molto visibili e creano un effetto sicuramente molto piacevole. Volendo, io potrei creare anche una seconda tipologia di fontana, sempre su questa base qui, quindi sulla base a nostra disposizione potremo anche generare una fontana a spruzzo e per generare tale fontana a spruzzo potremo semplicemente andare a variare mettiamoci in prospettiva, andare a variare la tipologia di getto, quindi invece di avere un getto più direzioni, potremmo averlo su un'unica direzione. Diamo una leggera, leggerissima variazione. Per generare l'effetto di ricaduta, oltre al gravity, potremmo utilizzare uno stratagemma che è quello di andare a clonarci il nostro deflettore, invertire la sua angolazione. Vediamo che cosa succede se io vado a attivare sia il gravity, sia il deflector, sia il drag. Ancora meglio se io vado a spostarmi il mio deflettore su questa angolazione e a collegarlo nel Bind Space Warps. Perfetto, torniamo in camera, renderizziamo ed ecco l'altra tipologia di fontana che possiamo andare a realizzare.